Stasera sapremo se l'Inter tornerà a più 6. La vittoria del Milan 2 a Verona ha tenuto in corsa i rossoneri. Inter e Atalanta hanno gli attacchi più forti del campionato, 62 a 60 i gol per i milanesi. Conte forse con Vidal. La Juventus ha recuperato Cuadrado ed è tornata a vincere contro la Lazio. Lo scatenato Chiesa e il doppiettista Morata in evidenza. Domani i titolari contro il Porto in Champions. Roma vittoriosa con il gol di un terzino, Mancini. Napoli doppietta di Insigne e gol di Osimhen al Bologna. Bene l'Udinese contro il Sassuolo, Spezia e Benevento alla pari. In coda qualche risultato significativo. Cosmi, dopo 9 anni di assenza, ha vinto una partita in Serie A, ma il Crotone è ancora indietro. Il Torino di Nicola decimato e battuto. Il Parma era in vantaggio a Firenze, ma è stato raggiunto sulla linea del traguardo dai Viola. Il Cagliari ha pareggiato con Nainggolan in extremis sul campo della Samp. È la settimana delle coppe, non ci si ferma mai.